Io sto vedendo Veronica e Dario, insomma la rappresentante di Lista, che sono già collegati con noi con Zoom, che seguivano. Ciao, ciao, ragazzi, ciao raga. Ciao. Stavate guardando il video, il pezzo di Loredana. Madonna. Iconico, cazzo. Bellissimo. Fazzista. No, ma hai fatto bene, Dario, anche a me sfugge ogni due per tre, non ti preoccupare. Veronica, complimenti, ma vabbè, da me, ma da tutti, non hai cantato bene di più. Brava, brava, yeah. Brava, brava, brava. Sei Grazie. Soddisfatta? Sì, sono contenta. Mi piace il palco, cavolo, mi piace da morire. Ma si vede, come dire, avete sottolineato ancora una volta il vostro progetto, quello di essere una queer pop band, no? Dove non è soltanto, come dire, una canzone, ma la canzone ha una struttura che è veramente organica, no? Da reinterpretare continuamente, fisicamente, anche gestualmente. No, lo ribadiamo questo concetto. Sì, perché a noi piace lasciare sul palco una serie di segni, quella, diciamo, che siano i movimenti di Veronica, che è stata splendida, hai ragione. Io lo dico io perché così non sembra autoelogio. E poi perché effettivamente serve sui palchi, serve anche dare dell'altro per far arrivare le canzoni. Certo. Quante date avrete fatto voi? Perché io sono venuta a vedervi in un paio di concerti, ma voi diciamolo al pubblico, no? Magari a quelli che non vi presentano, sì, che non vi conoscono benissimo. Voi avete girato ovunque, avete fatto un sacco di date live. Ma credo abbiamo superato ampiamente i 500 concerti dal vivo da quando esistiamo, sicuramente. Sicuro. Non abbiamo veramente in Italia, anche all'estero. Girato tanti posti in tutta Italia e anche fuori. È stato bellissimo anche confrontarsi con il pubblico estero. Allora, la sentiamo la canzone? Siete pronti? Ok, sì. Allora, Sanremo 2021 con Amare. La rappresentante di Lista. Amare, ricordatela questa canzone, La rappresentante di Lista. Prima di passare la palla a Ceci, volevo soltanto dire, siccome ho sempre avuto un debole per The New Pope, vogliamo dire a tutti che una canzone dei rappresentanti di Lista, forse era questo corpo, ha fatto parte della colonna sonora del New Pop Sorrentino. E beh, insomma, un bel colpo, no? Una bella soddisfazione, vero Dario? Siamo caduti dalla sedia quando ce l'hanno detto. Per noi, guarda, è una grande emozione per un motivo in particolare, perché io ho scoperto tantissima bella musica vedendo i film di Paolo Sorrentino. Ah, beh, certo. Perché lui ha una cura per quei dettagli, per le colonne sonore, che quindi, diciamo, è mozzafiato. Va bene, Ceci. Onore. Io volevo chiedervi solo un commento, così, rispetto alla serata di ieri sera, all'esibizione di Splendido Splendente assieme a Donatella Rettore. Com'è andata? Come vi siete sentiti? Com'è stato lavorare con lei? Ma è stato come... come ritrovarsi, sì, come se ci fossimo già conosciuti. Un ciclone, lei è vulcanica, una donna anticonformista che ha saputo giocare con il lessico nei suoi brani, nelle sue canzoni. Lei ha parlato di corpo, di relazioni, di amore in modo diverso rispetto anche a come eravamo si era abituati, no, a sentire nella canzone italiana. Ha saputo giocare con la performance dal vivo, utilizzando costumi, la mimica del volto, senza avere paura di giocare con la teatralità. Esatto. E, beh, insomma, un po' quello che fate anche voi, no? Ne parlavamo prima nel vostro progetto. Raga, è tutto. Lo so, vi devo salutare. È bello parlare con Veronica e Dario. Facciamo così. Davvero. Ci ritroviamo la prossima volta. Noi ci siamo già ritrovati 2-3 settimane fa, no? Cecilia con loro due. Sì. Esatto. Quindi non c'è due senza il tre. Va bene? Tocca rivederci. Ciao. Va bene. Ciao, ciao, mi raccomando, Veronica. Canta sempre così, ok? Ci provo. Ciao Dario. No, ci provi, devi sforzarti, devi farlo. Ciao ragazzi. Ciao, buon Sanremo. Ciao, grazie mille.